Giuseppe, o come preferisce essere chiamato lui, Pepi. No, Beppi. Marco Triggiano, che è il presidente di Sirmione Servizi, negli studi di Tempo Radio, Profilo Diretto. Bentornato, buongiorno. Presidente o amministratore? Sono amministratore. Amministratore unico. Ecco, allora, amministratore unico di Sirmione Servizi, negli studi di Tempo Radio. Il numero per mandare gli sms, i messaggi Telegram è sempre quello, 348-3188-339, quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a partecipare, anche perché parliamo appunto di Sirmione Servizi e Sirmione è un patrimonio dell'umanità. Non so se sia UNESCO, ma comunque lo è, perché è talmente bella che... Beh, è un bel patrimonio anche riconosciuto. Non dimentichiamo che sabato sera al Lido Giamaica è stata consegnata e innalzata la bandiera blu. Esatto, è vero. Una delle bandiere blu del Garda, che credo siano tre in totale, con una notevole partecipazione di tutto ciò che rappresenta la vita sirmionese, dalla cultura al commercio, agli alberghi, alle diverse attività, con un riconoscimento che non si riferisce esclusivamente all'acqua, ma si riferisce all'ambiente sirmione, che è fatto di pulizia, che è fatto di ordine, esatto, che è fatto anche di capacità di risolvere problemi contingenti, cose che sono note a tutti. Quando Sirmione accoglie 70-80 mila persone in un giorno, può avere qualche problema. Però infatti, tutto questo è stato compendiato con un riconoscimento che va all'amministrazione comunale di Sirmione e a tutti gli assessorati che sono stati coinvolti, e anche a noi di Sirmione Servizi, che ci siamo occupati di pulizia e altro. Anche perché non è facile, noi lo diamo per scontato la cosa, ma non è facile, fidatevi, adesso abbiamo qua l'amministratore che ce lo conferma, poi dopo parliamo di tutt'altro. Tenere pulite le rive, per esempio, non è facile, fidatevi, c'è sempre quello che, abbiamo fatto la battuta, ma è vera, c'è sempre quello che butta la bottiglia candeggina, perché non si sa, forse per le barche, non so, arriverà da lì, presumo, dai pozzetti delle barche, ma poi c'è di tutto sulle spiagge ed è difficile anche pulire, perché deve andare materialmente qualcuno, magari con gli stivali all'interno del cannetto, tira via. Cioè non è facile. Crea dei problemi, ma crea dei problemi alla società. Non è che ci va la spazzatrice, tanto non crea dei problemi alla Sirmione Servizi, crea dei problemi a chi vuole vivere Sirmione per come viene offerta, con le bellezze che ha. C'è qualcuno che queste bellezze vuole sfregiarle. Esatto. O per noncuranza o per, devo dirlo, per imbecillità. Imbecillità. Amministratore, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Lasciatemelo dire. Ecco, infatti. Va bene. Parliamo invece di questi sei mesi, budget, eccetera, eccetera. Questo è un punto molto importante, perché siamo praticamente alla boa di ritorno dell'annata, affrontando adesso naturalmente la parte più complessa e più... Esatto. Più direi impegnativa, quella dell'afflusso di turisti a Sirmione, sia turisti che si fermano alcuni giorni, turisti di passaggio, eccetera. Il budget che riguardava servizi fondamentali come quelli dell'igiene urbana, investimenti sulla sicurezza, informatica, eccetera, eccetera, è stato realizzato circa al 60%, non solo in ordine ai valori, quindi agli investimenti in termini di euro, ma anche in termini di lavoro, e questo ha visto impegnate le diverse squadre di Sirmione Servizi, che vanno appunto dall'igiene urbana all'illuminazione, dalle manifestazioni ai parchi e quanto altro. E questo è naturalmente soddisfacente, e di questo ringrazio i miei collaboratori che si sono dati da fare, come dico sempre, non già solo per il fine mese, ma si sono dati da fare perché fanno parte di un gruppo che sente l'importanza di fare bene le cose. Bene, benissimo, quindi questa è un'ottima cosa. Un altro aspetto delicato, direi, è molto importante, ma poco visibile, no, al pubblico, è quello del depuratore dei reflui dell'isola ecologica, che ci ha visti impegnati già da circa un anno, e dove non solo si trattava di progettare, ma si trattava di fare accettare, dopo naturalmente analisi e verifiche varie, il progetto alle diverse funzioni di controllo, come per esempio l'ATO di Brescia, la TS, l'ARPA e tutti quegli uffici che sono predisposti alla verifica e al controllo di quel che si fa. Siamo arrivati alla fine,
stiamo attendendo solamente l'aspetto ambientale, quindi la valutazione di impatto paesaggistico che deve venire dal comune. Adesso ci sono state le elezioni, quindi in questi giorni non è stato possibile procedere a quanto. Però dobbiamo dire che questo progetto è stato ben accettato con alcune modifiche e significa che cosa? Significa eliminare una spesa di 1000 euro al mese per si può dire per l'affidamento ad una terza stazione dei reflui più inquinati che derivano dal lavaggio dei contenitori dei rifiuti organici soprattutto. Mentre per il resto ci siamo ben guardati dall'inquinare l'acqua a livelli superiori a quelli dei parametri di legge. Ma tutto ciò ha un significato: salvaguardare l'acqua del lago di Garda, collaborare con la capacità depurativa dell'impianto di Peschiera, ma il nostro obiettivo era anche di recuperare almeno il 90% delle acque di lavaggio depurate e certificate naturalmente per utilizzi come il lavaggio delle strade e come la irrigazione e quanto altro. Ecco, quindi un ciclo direi virtuoso del rifiuto ancora una riserva, un qualche cosa da riutilizzare. Certo. Beh, poi qua noi potremmo parlarne, lei è chimico, sarebbe come togliere il vaso di Pandora veramente, perché ci potrebbe spiegare come tanti rifiuti possono veramente essere riutilizzati. Assolutamente. Ma lei pensi, lei mi ha dato adesso agio di dirle che in questi mesi, giugno 24 su giugno 23, siamo passati da 72% a 74,5% di differenziata, nonostante ci siano stati 200.000 chili in più di rifiuti raccolti nel periodo rispetto all'anno precedente. Differenziata vuol dire proprio questo, vuol dire che ci sono delle fasi della raccolta che riguardano ciò che è riciclabile, ciò che è riutilizzabile e quanto altro. Dobbiamo veramente abituarci a questo modo di vivere, perché altrimenti continueremo ad accenderci la sigaretta con gli ultimi 10 euro che ci sono rimasti. Ecco, bel paragone, appunto. Domandaccia, a proposito, la faccio all'amministratore unico ma anche al chimico. Le bioplastiche, che sono sempre più diffuse e l'utente non le sa riconoscere perché sembra plastica, appunto, che non devono finire nella plastica perché non sono plastiche. Allora tutto parte dalla materia prima con la quale sono prodotte. Se sono prodotte da derivati idrocarburi sono reali plastiche. Se sono derivate invece da sostanze organiche come alghe, soprattutto dal diciamo dai residui della produzione del riso o del grano o del frumento, come chiamate voi qui, eccetera. Ecco, questi sono sostanze vegetali che insieme a altre sostanze collanti possono produrre una pellicola con la quale poi confezionare. Però il discorso è cioè possono creare problemi. L'obiettivo è rendere degradabile questa tela, no? O questo foglio. Degradabile cosa vuol dire? Tra una molecola e l'altra creare una situazione di vuoto attivo, cioè creare una situazione di distacco. Quindi se io ho 90% di sostanza vegetale e 10% di sostanza sintetica, ecco, quel 10% rimane e avrà una degradabilità negli anni, ma intanto ho sostituito 90% della parte. Ma la domanda è, però poi andiamo in pausa, l'utente non sarebbe bene magari proprio anche che il legislatore, chiaro che non è sua responsabilità, imponesse magari una bella stampa, bella grossa, in maniera che anche magari uno presbite che non lo vede, tanto c'è per un passo avanti, possa sapere se lo butto nell'umido o nella plastica, perché apparentemente uguale. Nella distribuzione soprattutto delle sostanze alimentari eccetera eccetera, nei supermercati ormai si vedono dei sacchetti che
attenzione, qualcuno poi si lamenta perché si rompono subito, sì, ma la loro poca resistenza è direttamente proporzionale alla loro degradabilità. E qui mi fermo perché dovremmo andare a fare un'analisi merceologica particolare. Allora, non da chimico ma da empirico, proprio sono quelli che odorano di brodo di pollo. Ci fermiamo un attimino con l'amministratore unico di Sirmione Servizi, Giuseppe Marco Triggiano, ci troviamo tra un paio di minuti. Seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori assieme a Giuseppe Marco Triggiano, amministratore unico di Sirmione Servizi. Buongiorno Presidente, le scrivono, da un ascoltatore le scrive, è contento che la sindaca sia stata rieletta alla faccia dei Volta Gabbana che erano in giunta? Punto di domanda gli ho messo io, manca, ma comunque presumo che ci sia. Se mi vedesse direi a questo ascoltatore di guardarmi fisso negli occhi e basta. Va bene, ok. Complimenti, no, voglio dire, insomma, diplomazia. Insomma. Presidente, la Sirmione Multiservizi, Sirmione Servizi comunque ne fa molti, comunque. Grazie a lei e il suo team, avete in 9 anni ribaltato e potenziato una società pubblica in meglio. Abbiamo fatto il nostro dovere, caro ascoltatore. Il nostro dovere significa valutare le competenze, far crescere le stesse competenze, creare lo spirito di gruppo, ascoltare naturalmente chi ha il potere di chiedere a Sirmione Servizi di operare in una certa maniera, che in questo caso è il comune di Sirmione, senza creare distorsioni o creare conflitti. Noi abbiamo interpretato i bisogni della città, pensiamo al meglio delle nostre possibilità. Quando sono diventato amministratore unico ho preso sulle mie spalle anche delle responsabilità, certo, di tipo penale, che sono naturalmente pesanti, ma la mia gente, i miei ragazzi, come suol dirsi senza paternalismi, mi hanno veramente dato una grande mano. Grazie. Ecco, non dimentichiamoci che la sua partecipata si occupa di un territorio, questo lo ribadiamo, ma è giusto, che è particolarmente difficile, perché allora è fatto di un entroterra, di una penisola e poi quello che diciamo sempre di un'isola, anche perché poi col ponte elevatoio di fatto è un'isola, che è il centro storico vero e proprio di Sirmione, che ha una situazione che è più difficile di quella di Venezia, penso, anche perché la ressa che c'è a Sirmione in certi periodi, per mesi, la vedi a Venezia soltanto, non so, in occasione del carnevale, cose di questo tipo. Sì, dal nostro punto di vista, e non posso naturalmente parlare io di politica del territorio, perché non è questo il mio mandato né il mio mestiere, ma io lo devo leggere questo che lei ha giustamente sottolineato come un impegno a produrre servizi in misura tale da soddisfare anche quei momenti di punta in cui abbiamo non solo questioni di parcheggio e quanto altro, ma anche questioni di igiene pubblica, di sicurezza in termini di, adesso ve lo dirò, di abbandono dei rifiuti, che continua ad essere una piaga, certo, seppur ridotta. Abbiamo una nuova telecamera killer viaggiante con la quale abbiamo identificato alcune situazioni che non rivelo proprio per non aiutare, certo, quelle persone. Una telecamera killer itinerante con particolari capacità di ripresa non solo visiva ma anche di altri aspetti del fenomeno. Prima di dimenticare, voglio assicurare i nostri utenti che degli investimenti sono stati spesi quasi 70.000 euro per la sostituzione dei cassonetti dell'organico ammalorati che lasciavano percolare qualche goccia e qualche volta qualcosa di più di quei, sì, liquidi che fuoriescono dai sacchetti non adatti a contenere, certo, ecco qui ancora, non adatti a contenere il materiale organico. E abbiamo fatto un grosso investimento su degli erogatori per l'abbattimento delle esalazioni, perché pensate voi, parlo del pesce che io adoro come dal punto di vista gastronomico, ma d'estate con 35-40 gradi, messo in certe condizioni, degrada e produce naturalmente odori.
Questi sono degli erogatori di abbattimento di ultima generazione che sono stati applicati. Senza dimenticare, tra l'altro, che il turista, magari che viene dall'Olanda, arriva in Italia, paese do sole, si trova sul lago che non è il mare, ma a questo punto pretende le cozze, pretende anche dei pesci che non c'entrano niente, però i ristoranti devono andare in conto. Posso riferire di una cosa vista ieri pomeriggio verso le 6. Lungo la statale che collega Desenzano con Sirmione, all'altezza di Colombare, prima della grande rotonda, c'è un passaggio per biciclette, c'è una pista ciclabile con dei cestini. Sì. Ho visto un signore sicuramente tedesco, perché l'ho visto da come era adibito, vestito, sandali con le calze, che ha fermato la bicicletta, è sceso e ha preso da terra, non erano cose sue, due o tre cose che ha messo nel cestino. Mi ha fatto un piacere enorme, perché questo non ha giudicato la maleducazione. Questo si è fermato, è sceso dalla bicicletta e ha messo via questa roba. Ecco, di fronte all'imbecillità c'è questa intelligenza delle cose, certo, che noi tante volte non premiamo. Certo. Beppi, Marco Triggiano, lei è il simbolo delle persone capaci e motivate. Grazie, le scrivono. Io ho un nome, Beppi, tipico di quelle valli trentine, altoatesine, sono abituato a lavorare col soccorso alpino e quindi perché mi metto a disposizione. Ma a proposito di tecnologie, lasciatemi dire, prima che scada il tempo, una cosa molto importante voluta dall'amministrazione precedente, è aumentata la videosorveglianza, ma con il monitoraggio delle aree parcometrate, ma soprattutto abbiamo installato una illuminazione particolare per i passaggi pedonali con segnalazione della presenza di pedoni, quindi chi arriva ha un segnale sul nostro avvisatore che c'è un pedone che sta per attraversare, perché qualcuno è disattento, certo. Questa è una cosa importante. Ultima cosa da dire prima che voi chiudiate l'intervista, mai parlato qui dei numeri più che delle impressioni. Il Palasport, Sirmione Servizi si occupa del Palasport come custodia e come apertura, chiusura e organizzazione della pulizia. Per dirvi in quanto impegno ci è voluto e ci vuole per gestire bene il Palasport, che naturalmente è organizzato in termini di frequentazione dall'ufficio del turismo e dello sport del Comune di Sirmione, abbiamo avuto 25.164 presenze da settembre dell'anno scorso a giugno. La danza, il volley, il basket, l'accademia teatrale, le arti marziali, lo yoga, ecco, queste sono le attività che si sono sviluppate e svolte per un totale di 25.164 presenze, e questo ha impegnato moltissimo la gente per evitare interferenze e per far sì che questi servizi fossero ben misurati rispetto all'impiego richiesto. Benissimo, quindi abito a Sirmione da anni, posso dirle, le scrivono, che come amministratore lei è impeccabile, forse perché nel suo DNA c'è lo spirito lionistico, no? dei Lion che pratica. Allora, io sono un Lions con e senza abiti, cioè sono un Lions che ha come scopo quello del servire. Pensate che la parola servizio non è servilismo e non è servitù, è porsi al servizio degli altri. Quindi se hai bisogno io devo aiutarti, però ti chiedo, e tu cosa sei disposto a fare per farti aiutare? Sembra un gioco di parole, ma credetemi, è una lettura quotidiana di quello che sono i nostri incontri. Allora, andiamo a vedere un altro messaggio. Borsine di rifiuti nel lago è uno sport per deficienti che non perdono il vizio, perché questo sono, le ha definiti giusti, sono mancanti, no? Da deficere, mancano di qualche cosa, di parecchie cose. Ne abbiamo parlato tante volte, talvolta è quasi una patologia di chi vuole ferire qualche cosa di bello. Basta vedere cosa accade sui media, no? Cosa scrive la gente di una disgrazia o di un fatto, eccetera. Questa è povera gente che crede così di soddisfare
qualche cosa che ha dentro di insoddisfatto. Quindi viene quello che abbiamo sempre sostenuto, che hanno una forma di parafilia, non so, insomma, di qualcosa di strano a livello psichico, proprio, evidentemente. Sì, noti bene che c'è gente che parte per venire a Sirmione da luoghi che sono attrezzati con cestini di rifiuti, contenitori differenziati, eccetera. Non è che questo abita al 27esimo piano di un palazzo di, esatto, di Sesto San Giovanni, poi prende, scende e viene a Sirmione a buttare la spazzatura. No, no, è il turismo itinerante locale. Lei non viaggia con la monnezza, come dicono a Roma, in macchina per 200 km. No, se devo andare in Francia per il resto di Costa Azzurra non mi porto la spazzatura. Può anche capitare che chi butta quel sacchetto abbia una seconda casa, voglia partire presto, non se la sente di mettere il sacchetto fuori, eppure noi d'estate abbiamo un incremento dei passaggi per la raccolta dei rifiuti. Ma attenzione, in terraferma, chiamiamola così, di Sirmione, ci sono fior di contenitori al limite a 500 metri più lontano, no? Quindi uno con quella macchina, invece di fare andare in superstrada, che va davanti al contenitore e ce la metta lì la roba, che sia prima, seconda, terza o quarta, certo, casa. Certo, vedete che scrivono, sono i cleptomani dei rifiuti, no? Come malattia, intende dire, cioè il cleptomano è quello che ruba, ha questo bisogno di rubare, ma fondamentalmente è il fascino del proibito, no? Credo. Sì, certo, c'è qualche, certo, cosa, non mi hanno visto, sono riuscito, certo, a buttare, certo. Fanno delle cose anche tipo spostare cose pesanti. Non vorrei diventare con questo blasfemo, ma signore, Dio ti vede. Ah, quello sì. Guardi, se vuole citiamo Confucio, prima di agire osservati, no? Che dice, ecco, così siamo ecumenici, diciamo così. Allora, Presidente, la devo ringraziare per la bellezza del Museo della Pesca, dove ho portato i miei alunni, e posso dirle che erano entusiasti. Qua ripetiamo sempre, l'unico trabocco del lago, l'unica casa che pesca del lago, se vogliamo. Colgo l'occasione non solo per ringraziarla dell'aiuto con questa, che ci dà con questa sua, con questo suo riconoscere quel che si fa, ma sono stati investiti ulteriori fondi per migliorare ancora la comunicazione in termini di contenuti e in termini di immagini, soprattutto. Per cui qualche cosa di veramente bello. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo l'amministratore unico di Sirmione Servizi, Giuseppe Marco Triggiano. Come salutiamo? Allora, io la metto così. Del domani non v'è certezza, diceva va bene, colui che... Però io ringrazio tutti, perché in questi 9 anni devo ringraziare sia le amministrazioni che mi hanno come si può dire, coinvolto nei loro desiderata, che i miei collaboratori, ma anche quei cittadini che hanno osservato, hanno criticato, ci hanno fatto pervenire in maniera civile le loro critiche, alle quali abbiamo risposto sempre, me lo auguro, in maniera esaustiva. Grazie a tutti voi e avanti così. Benissimo, grazie. Grazie a Giuseppe Marco Triggiano, amministratore unico di Sirmione Servizi. Grazie.